Ben ritrovati amici e amiche della libreria. Oggi facciamo un viaggetto nei libri per l'infanzia, attraverso dei libri che, possiamo ben dirlo, hanno fatto la storia della letteratura per l'infanzia del nostro paese. Colgo l'occasione visto che proprio in questo momento siamo nel cuore della promozione della nostra libreria online relativa appunto ai libri per ragazzi, con scontistiche anche fino al 50%, quindi se siete interessati all'argomento dategli un'occhiata. Proprio per l'occasione oggi vediamo 5 nuovi arrivi che sono delle edizioni di Modernariato di uno scrittore italiano del Novecento che non si può non conoscere. 2 anni fa sono stati 100 anni dalla ricorrenza della sua nascita, nel 1920. Sto parlando ovviamente di Gianni Rodari. Gianni Rodari fu un grandissimo inventore di storie che rimangono un punto di riferimento per la letteratura per l'infanzia del nostro paese e non solo. Cipollino fu uno dei suoi primi fortunati personaggi. Questa che vi mostro è la terza edizione, datata 1974, edita Editori Riuniti. Riccamente illustrata con numerose illustrazioni in bianco e nero, alcuni disegni sono a colori. I protagonisti sono frutti e verdure antropomorfizzati, come appunto Cipollino. E continuiamo con questa bella prima edizione di Marionette in libertà. L'editore è Einaudi sempre, la copia del 74. Complice l'amore di Rodari per i burattini e il teatro, la storia scritta in versi per la radio italiana fu poi pubblicata da Rodari nel 1974. Protagonisti, i personaggi delle maschere manovrate da un dispotico burattinaio, Don Malvasia. Si tratta di un'opera divertente e fantasiosa che si è trasformata in un inno alla libertà. Le illustrazioni a colori sono di Paola, figlia dell'autore, Paola Rodari. E andiamo avanti con Il libro dei perché, che è un titolo che uscì postumo, in cui è raccolta tutta una rubrica che curò Rodari nella sua carriera di giornalista per l'Unità, in cui Rodari rispondeva, ovviamente nel suo modo spassoso, fantasioso e buffo, ai perché dei bambini. In realtà questa è un'edizione del 2011, quindi non è proprio di Modernariato, e infatti anche le illustrazioni sono molto molto moderne, però sempre piacevoli. E non possono mancare le favole al telefono. Innumerevoli bambini che sono cresciuti con queste storie, io tra questi, tra l'altro. Questa che vedete è un'edizione Einaudi degli anni 70 con le illustrazioni di Bruno Munari. Le storie delle favole al telefono sono narrate dal signor Bianchi, il cui lavoro lo porta a viaggiare per l'Italia e, come capitava e capita ancora a molti papà, riesce a tornare a casa solo la domenica, per cui ogni sera alle 9 in punto, ovunque si trovi, telefona a casa e racconta una storia alla figlioletta, che non riesce a dormire senza una favola della buonanotte. Sono storie semplici ma potenti, in cui si affrontano sentimenti e temi universali, sentiti da tutti, in un modo ancora attuale che cattura piccoli e grandi. In qualità di bravo maestro di scuola, Rodari educa e avvicina alla lettura, ovviamente.
Non a caso, nel 1970 gli fu riconosciuto il premio Andersen per le sue opere, che è il premio forse più prestigioso in assoluto per quanto riguarda la letteratura per l'infanzia. Ma io personalmente sono affezionatissima a questa piccola edizione tascabile perché è tale quale a quella che usavano i miei genitori quando la sera mi leggevano le storie della buonanotte. È senza illustrazioni, ma d'altra parte, con Rodari, con le sue storie, non servono ulteriori stimoli alla fantasia. Vista appunto la promozione che vi dicevo sulla nostra libreria online, chiudo con una piccola panoramica della nostra sezione di modernariato di letteratura per l'infanzia. Alcuni di questi titoli li trovate in negozio, a Cambiago, altri sono disponibili sul catalogo online.